use mirages. Only Luzfarna ever held such power over them. Tell me, who are you? Huh? Luzfarna, you said? That's our mother. Hey, you're right. That was her name. Listen, you wouldn't happen to know this, Luzfarna. Let me show you something. To wear. What? Then it's her? Right. I knew I recognized it. The ornament on Yuna's staff. Roughly 100 years ago, a champion from another world saved Grimoire. Her name was Luzfarna. Huh? Mom did that? But 100 years? It doesn't make sense. Mom's a champion? And this is some kind of monument to her? So, you keep saying that Lady Luce was your mother. Again, may I ask who you are? Well, no memory? That is strange. Do you think you might be able to tell us a little more about Lady Luce? We'd appreciate anything at all. I'm sorry. I only know the common legends. The ones Grimoire's people have grown up with. Fine. We'll take anything. Sometime around a century ago, the world of Grimoire was nearly destroyed by a being that has come to be known as the Demon Dire. Luzfarna prevented this by creating the Ultima Gate, a bridge to salvation from which she summoned three heralds straight from the realm of the gods. Thus, she became Grimoire's champion. That definitely sounds like something out of mythology. Bridging the gap between worlds is a serious accomplishment. She must have been amazing. That she was. But sadly, even though she managed to save the world from the demon dyad, the heralds, all three of them, chose to remain here in Grimoire. And one of them is now Brandis, King of Bahamut. Huh? But Bahamut? That's the Federation that attacked Cornelia. Yes. After they finished saving the world, Brandilis and the others harnessed a legion of new mirages and slowly took control of Grimoire's lands, building a powerful federation. A legion of new mirages? Vaughn, you don't think there's any connection to the ones we lost, do you? Well, that's not possible. We're talking about 100 years ago. But where have we been? Ninewood Hills, which Enna Crow told us, was a world without time. Right, Tama? Right there you are! Compared to other the worlds, the concept of time there is, let's say, more than a little bit the unusual. So, if you want to know just the how long you were there, there's really then no way to measure. Dude, what? If you don't mind my asking, whatever happened to Lady Luce after the heralds came? Unfortunately, we don't know for sure. Some say summoning the heralds was an act that cost her her life, while others say she lives as a prisoner in the Herald's castle, her freedom lost forever. Prisoner? What? Well then, where can we find this castle? I wish I could help, but I don't know where to find it. Not just me. No one. Not even the soldiers in their army. They say Brandilis keeps its whereabouts a secret. Huh? How do you hide a big honking castle? Hey, take it easy. Come on. It's a legend. Are you really gonna get all worked up over something carved on a rock? They share the same name. That doesn't automatically have to mean they're the same person. Well, yeah, maybe not. But you can't try and tell me this is just a coincidence. Would you listen? All the stuff we're remembering? Like Mom's name? What if it turns out none of it is true? But I guess there's no point in telling Juan that. What is it already? Oh, just forget it. If it's Bahamut that you're after, you should start in one of the Federation's member states and do your asking around there. Saronia lies further north. I believe they just joined the Federation. What? Dude, what? But I thought
Saronia was the place we're going to. Then Princess Sarah must not have known. Oh well, we've already made it this far. Yeah, we wouldn't be very good emissaries if we turned back now. And we did promise to ask about the League of S. I'm real sorry I raised my voice at you. I know you were trying to help us out, so thanks. No, I should be sorry for attacking you. It was wrong to accuse you of being something you're clearly not. Molto bene, quindi abbiamo risolto la questione, abbiamo scoperto di questa leggenda, di questa chat di Sparna, che ha lo stesso nome dei nostri due protagonisti, i nostri due gemelli. E poi sto per tutto che mettevo. Ok, questo. Dovevo mettere scintille, me l'ho dimenticato. Comunque, ad ogni modo, Yuna, ci vediamo la prossima volta che ci incontriamo. Boh, non so quando, però. Vabbè, alla prossima lo stesso. Quindi andiamo, completiamo il capitolo, va? Shall be Ragnarok, a battle initiated by new champions, and yet, to whose salvation? You'll be our salvation. An illusion. Well, no matter. A chase is more to my liking. Tire of simply waiting. Mi sta dicendo che quella lì è un'illusione di Yuna creata dai Rignoli. Se l'ha creata, madonna. Sono voci di spalliere e poi il cioccolato. Ok. Insieme delle abilità, avrai notato che nei miraggi sono alcuni spazi vuoti. Ti permettono di personalizzare dei miraggi servendovi appositi oggetti noti come semi delle abilità. Ad esempio, se posiziono semi crayon nel miraggio di Mini Frit, che è il. No, da come. Che è il miraggio primario di Ifrit. Non l'avreste mai detto. Lo spazio verrà riempito con Crio e il tuo focoso viaggio potrà accedere a questa magia di gelo. Quindi è proprio una cosa. Incredibile, non seriamente, una cosa assolutamente bizzarrissima. Puoi procurarti semi di abilità in diversi modi, ad esempio custodi alle pari di cioccolate. Gli spazi vuoti sono riutilizzabili, quindi non preoccuparti se cambi idea. Rinunciando al seme che hai già inserito in uno spazio, puoi sostituire e personalizzare il miraggio in modo diverso. Questa parte qui me l'ho dimenticata, quest'ultimo paragrafo, cioè quest'ultimo, non so come si chiama, quest'ultimo spazietto. L'ho dimenticata, quindi posso cambiare di come voglio, Dovete stare saving progress, ovviamente. Salviamo i nostri progressi. Quanto tempo a proposito? 3 ore in totale e 20 minuti e 49 secondi. Con solamente 3 megabyte occupa, non è che ha tantissimo, occupa tantissimo spazio questo gioco. Comunque, è sempre comunque bello. Ok. What's up, sis? Oh, it's probably nothing. I just have this strange feeling. Kind of familiar, but also kind of scary. Che sarà per il fatto che è appena passato il cavaliere primato. Sì, perché è una femmina, non so se ti è capito dalla voce, ma è una femmina il cavaliere primato. Le pietre del teletrasporto. La telelite! Ti rispedisce diverso il dungeon in un battere d'occhio per solo ogni volta che ne hai bisogno. Purtroppo siete di diversi sensori, come teletrasporto una vera manna dal cielo se devi essere che mi ha disquadrato andare a parco nove colli per fare una cosa. Pensa te invece che a volte di ci devo trovare un telecristallo perché altrimenti non posso usarlo, capito? Chi è? If a monster puts you to sleep, you won't be able to do anything while you're dozing. You can hit your own allies to wake them up, but if that doesn't sit well with you, another option is to use a pick-me-up. Here, you can have this one. Grazie! Questo tipo che c'è, questo qua. Bene, credo che siamo arrivati nell'aria, insomma, prima di Saronia, perché c'è un po' di leggermente bianco, già che mi sa che si muore di freddo anche fuori, quindi siamo più o meno lì per lì, giusti con la stagione, solamente che, come dire, è novembre e siamo in autunno qua, quindi non siamo proprio nella stagione esatta. Comunque, la gelate!
Chapter 6. Solace from the Ice. I'm freezing my butt off out here. No kidding. Hey, let's take shelter at that inn there. Bene, io credo però che la locanda ci entriamo la prossima volta. Sto per andare un po' con le cose di salvare io, anche se sono stato prima. Ma così mi ricordo che, insomma, siamo arrivati a questo punto. Ci andremo la prossima volta, ragazzi, dentro la locanda, perché adesso il video chiuderò qui, perché abbiamo finito i capitoli. Quindi, se i video vi sono piaciuti, perché appunto questo qui è un video intero, unico, però appunto è diviso in più parti. Se il video vi sono piaciuti, lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla prossima! Adesso salviamo e ovviamente finiamo appena finito. Perfetto.